Ciao cari amici del progetto Ruscaglius, oggi vediamo i giochi in uscita per il mese di giugno nella Epic Game. Allora, innanzitutto c'è un set per la costruzione con una pala, come vedete, un escavatore. Qua ci sono delle macerie, anche effetto nebbia al buio. Questo può essere valido se avete una parte in costruzione del gaming e gli dite questa parte è ancora in costruzione, sarà resa utilizzabile prossimamente. Continuiamo a vedere le varie scene fotografate, un attimo che le faccio più grandi. Vabbè. Poi torniamo indietro. Abbiamo un sistema di locomozione per più giocatori. Ecco qua. Qui ci sono i blueprint, o blueprints, come volete chiamarli voi. Qui è reso in un'ambientazione medievale. Questa dovrebbe essere una barca vichinga. Qui un'ambientazione un po' più, diciamo, medievale. Qui invece con gli astronauti. Ok, torniamo indietro. Ambientazione Lopoli. In una località giapponese con dei templi. Lopoli si intravede perché è fatto con pochi poligoni, scusate. Qui ci stanno le porte dei templi, architettura tipicamente giapponese. Ok, carino. Per chi non vuole sprecare troppe risorse, può essere l'ideale per incominciare intanto per fare dei progetti. C'è anche un Buddha, come vedete. Ok, torniamo indietro. Una piazza di spawn con un obelisco qua. Molto carina. Ci sono dei materiali, mostra le texture. Diciamo è realizzato in Vertex. Queste sono le texture. Ci sono tutte le componenti, gli assets appunto, che compongono questo pacchetto. Questa è un'altra angolazione, ok, torniamo indietro. Per finire c'è una stazione ferroviaria. Stazione ferroviaria comprensiva di vari aspetti, tipo c'è la cabina telefonica all'inglese. I vagoni dei treni, poi gli scambi, i binari. Diciamo è una stazione realizzata in modalità English, diciamo. Infatti dice Victorian, cioè vittoriana. Ok, con questo è tutto. Un bacione dal progetto Ruscaglius e da Pancrazio. Inoltre segnaliamo, se vi piacciono i nostri tutorial, di attivare la campanellina, cioè prima iscrivervi, poi attivate la campanellina, mettete tanti bei like, se volete altre delucidazioni potete anche commentare. Se andate nella parte info del canale potete trovare i nostri social network e potete anche effettuare delle donazioni tramite PayPal, Patreon, quando facciamo gli streaming con Streamlabs. Un bacione a tutti! Ciao ciao da Pancrazio e Progetto Ruscaglius.
Bye bye.